Eccoci, Buon buon. pomeriggio, cucù, sorpresa. Ciao Ciao, a tutti, stavolta le stavolta mani sono le quelle di mani, Deborah. la voce è sempre a me, la mia, ma stavolta dall'altra parte della telecamera. Quindi Allora, ci siamo sono scambiati i ruoli, sono le 15, credo, 30, perfette in esattamente. punto. E sicuramente molti di voi stanno seguendo anche dall'altra I parte ruoli sono le 15, Roberta. credo. Perfetto, Noi esattamente. poi Punto. dopo ce l'andremo a vedere. Allora, ciao Luciana. Ciao Luciana, ben arrivata. E vediamo se arriva qualcuno. Benissimo, a me si è Intanto già bloccata. Ok, no. ha Ah, no, messo siete che io. stai ferma. No, so io che sto ferma, io dico. Ok. Ha messo il Allora, link del sì, il sito? link c'è Ok, dello perfetto. shop. Però non c'è la sovraimpressione No, fantastica e sì, quella digitale. digitale, sì, Si legge? mettiamola. Sì. Il Quindi. nostro numero WhatsApp 370 10 25 425 per qualsiasi richiesta. Allora, oggi, come vi avevamo già annunciato, parleremo di decoupage. Perché? Perché prendendo spunto dall'offerta delle carte di riso, che vi ricordo scade domani, così come scade l'offerta sui kit di Idee per Creare, ci siamo resi conto che molte, magari abbiamo dato per scontato che il decoupage in effetti è per noi è una tecnica base, per cui l'abbiamo data un po' per assodata. Invece ci siamo resi conto che in molti ancora non si sono approcciati. Per cui oggi vi spiegheremo qualche trucchetto, soprattutto per utilizzare la carta di riso. Abbiamo colto la vostra richiesta d'aiuto. Sì, Eccoci qua. esatto. Intanto ci avete detto, ma io non l'ho mai fatto, ma come mi spiegate? Me la compro, ma Facciamo, non so ma non so usarla. che farci, ci si possono pure foderare i cassetti, No, vabbè, però dai, un po' facciamo sprecato. vedere, insomma, come si può utilizzare un paio di utilizzi, uno più standard, uno un pochino più, diciamo complesso, ma insomma Sì, non è ma complesso. in realtà no. E quindi vai, iniziamo. C'è qualcuno? Qualcuno c'è Ok. e poi tanto lo sappiamo che molti se la vedono poi State in vedendo differita i fiori di di Roberta, sono Roberta. sicura Sì. che sono bellissimi, Dopo andremo a dare un'occhiata anche noi. ci istruiamo pure Sì. noi. Ok, vai, Bene, cominciamo. allora, la carta di riso bella e dannata. In poche parole, è la carta in assoluto migliore, il tipo di carta in assoluto migliore affinché l'oggetto finito lavorato con la tecnica del decoupage sembri in realtà dipinto, perché in realtà gli oggetti fatti a decoupage, quello debbono sembrare dipinti e non con una cosa appiccicata sopra. Infatti, negli anni la carta più tradizionale da decoupage, quella con cui la tecnica nasce, che è quella della pesantezza simile alla carta da regalo, ha una lavorazione più complessa, in realtà perché va bagnata per annullare un po' lo spessore, va applicata in un certo modo. Tutto sommato, poi, a meno che uno non ci abbia una mano molto allenata, è quella che invece fa proprio sembrare l'oggetto con una cosa appiccicata. Invece la carta di riso, nella sua leggerezza, una volta applicata, si è applicata bene e noi oggi siamo qui per questo. Fa sembrare l'oggetto dipinto. Allora, Sì, infatti Luciana dice lei che non sa disegnare, la carta è stata una salvezza. Sì, sì, neanche noi sappiamo per disegnare, molti. noi comprese.
Allora, quindi vediamo oggi un paio di applicazioni, come diceva Stefania, che sono le due che potrebbero più facilmente capitare e che dobbiamo saper affrontare. La carta di riso che utilizzerò oggi è proprio una delle carte che abbiamo presentato l'altro giorno. Adesso è tutta stagliuzzata perché mi sono presa i ritagli che mi servivano, però erano questi soggetti qua Ah, basta, basta. Basta. al di là dei buchi. Questa qui, ok? Allora, è chiaro che per non annoiarvi, io alcuni passaggi base me li sono anticipati stamattina, perché bisogna sempre rispettare i tempi di asciugatura, anche se tra virgolette siamo avvantaggiate in questo periodo perché l'unica cosa buona del caldo è che vi accelera le asciugature dei prodotti. Questo perché in realtà le asciugature, che sia estate che sia inverno, non importa, non andrebbero mai forzate. Quindi dimenticatevi l'asciugatura col phon, no, perché a volte i prodotti che utilizzate possono prendersela male e reagire malamente. Lo facciamo in genere durante i corsi solo per una questione di tempi, però anche in quel caso metà asciugatura viene fatta al naturale, quindi all'aria. Allora, fatto questo preambolo un po' noiosetto, però doveroso, vi dico cosa vi serve come accessori. Allora, la colla, che qua è un'altra cosa che in genere viene sbagliata, nel senso che per la carta di riso ci vuole la colla per la carta di riso. Non vi inventate il Vinavil anche se diluito, perché non va bene. E non va bene perché il Vinavil chimicamente reagisce nel tempo, che sia un giorno, che siano 10 anni, ma la cosa prima o poi accade, reagisce con i prodotti che vengono utilizzati nel decoupage e ad un certo punto diventa tutto giallo il lavoro, un bel giallo limone acceso. Quindi questo è il motivo per cui il Vinavil nel decoupage non si usa. Quindi colla adatta per tovagliolo e carta di riso. Noi adesso lavoreremo con questa, con la Mod Podge, che molti di voi conoscono, che è una colla che va benissimo per qualunque tipo di carta, anche scrap, ma anche per carta di riso, ed ha anche un duplice impiego, cioè questa vi fa anche da protezione finale. Quindi voi, invece di cambiare prodotto e prendere proprio la finitura sempre all'acqua, perché comunque parliamo di prodotti all'acqua oggi, e potete usare questo prodotto che vi fa da colla e da protezione. Quindi, anche se ha un costo, però il barattolo è grandino perché è 236 ml, è un prodotto abbastanza jolly. Quindi la colla adatta, i pennelli che siano morbidi, a setola morbida, e nient'altro. Fondamentalmente questo. Allora, io il primo impiego che vi farei vedere è quello tradizionale. Siccome la carta di riso diventa trasparente una volta applicata, non possiamo mettere sotto un colore aggressivo, un colore acceso. Perché se io andassi ad applicare la carta di riso su un colore acceso, una volta che l'ho applicata, questa diventa trasparente, affiora il colore, non vedo più niente, il disegno scompare sotto il colore. Quindi è necessario mettere sotto la carta di riso del bianco, che sia il bianco dell'acrilico o il bianco colore, bianco acrilico. Questo non importa, l'importante è che sia bianco.
bianco, ok? Perché il bianco vi fa risaltare i colori della carta di riso e li mette bene in evidenza. Quindi io adesso vi faccio vedere l'esempio. Vedete? Se io ce l'ho così, vedete che è più leggera, no? Più leggero come risultato di colore. Se io già solo lo poggio sopra il bianco, vedete che diventa più evidente, ok? Allora, adesso andiamo. Io mi sono preparata questa tavoletta con due mani, essendo legno eppure con le venature, quindi ho dovuto dare più di una mano, due sono state sufficienti, due mani di colore bianco acrilico, ok? Poi ho ritagliato il mio soggetto, in questo caso ho ritagliato questa parte qui della carta, questo riquadro, che andrò ad applicare. Voi adesso lo vedete al contrario, metto gli occhiali che è meglio, però l'importante è che capiate Ciao la Barbara! tecnica. Ciao Barbara! Hai visto che sorpresa? Stavolta ci sto io dall'altra parte. Allora, Tranquilla quindi Barbara, tanto ho dobbiamo in fatto effetti. solo un'introduzione che puoi tranquillamente risentirti dopo in differita. Allora, quindi una volta asciugata perfettamente la base, vado ad applicare, inizio ad applicare il ritaglio di carta. Quindi vado a prendere un piattino. Ciao Daniela, grazie a te. Ciao Daniela. Tranquilla, se non riesci a seguire perché ti cade la linea, questo video comunque rimane nella pagina, quindi poi Sì, lo puoi tranquillamente rivedere dopo. tranquillamente E quando andrà anche su vuoi. YouTube perché è un tutorial, per cui come tutti i nostri tutorial andrà anche su YouTube, quindi o Facebook o YouTube La hai modo ritrovi? di rivederlo. Ciao Antonella Ciao e Antonella. Luciana, sì, assolutamente si può fare anche a strappo la carta di riso, Sì. tranquillamente. Non l'ho fatto adesso perché in questo caso io vi faccio vedere la tecnica base, perché poi alla fine lo strappo Ciao presuppone, Rosa. ciao Rosa, presuppone una ripresa pittorica, che non è adesso il caso, ok? Quindi io vi faccio vedere solo la tecnica adesso nuda e cruda. Allora, quindi vado a prendere un pochino di colla, la metto in un piattino. Oppla. Ciao Simonetta, Ciao ciao Simonetta, Pucci, ciao ciao Pucci, Blanca. ciao Blanca, vi ho fatto la sorpresa, eh? Stavolta sto da quest'altra parte io. Allora, prendiamo un pennello piatto della grandezza adatta alla superficie che devo andare a decorare e inizio a applicare la carta. Allora, come diciamo sempre, evitate di applicare la carta, boom, tutto un blocco in una volta. Fate un pezzettino, poi proseguite finché non avete tutto il soggetto attaccato. Stefania mi guarda male, però no, in realtà ci hanno sempre insegnato così, perché è comunque più facile, anche se un po' noiosetto e più lungo. Io almeno non lo faccio mai tutto d'un blocco e sconsiglio soprattutto chi è alle prime armi. Allora, poggiamo quindi la nostra decorazione laddove devo applicarla. Ecco qui, e comincio. Impregno il pennello. Abbiate cura di impregnare bene il pennello su entrambi i lati facendo questo movimento dentro la colla, perché se le setole restano troppo secche e voi andate a passare il pennello sulla carta di riso, vi si strappa, ok? Non il pennello, la carta di riso. Allora, quindi ho impregnato. Parto sempre dal centro, schiacciando bene verso fuori, perché questo vi aiuta a non creare piattini
pieghe ed eventuali bolle d'aria, ok? Quindi ho fatto questo primo pezzetto. Addirittura, se volete, potete poi, una volta passato il pennello, vedete che io già non ho più colla né di qua né di là, per cui devo riprenderla. Però in questo caso ho applicato il primo pezzo, faccio questo movimento qui col polpastrello, schiacciando da dentro sempre verso fuori, in modo che anche questo passaggio vi aiuta a togliere eventuali grinzette o bolle d'aria, ok? Sì, esatto, Ecco. Luciana, per evitare che si formi aria. Sulla carta di riso è difficile, che si formi l'aria, più facile la grinza. Però in effetti il motivo è esattamente quello. Quindi vedete che io ho già messo questo primo pezzetto, quindi a questo punto riimpregno il pennello. Allora, se vi succede come, perché io ce l'ho proprio buttato dentro, come è successo a me adesso, sulla ghiera, cercate di toglierla la colla più possibile, perché rischiate che andando poi a schiacciare la setola vi esploda la colla da dentro la ghiera, ok? Ok, quindi proseguo facendo esattamente quello che ho fatto all'inizio, quindi applico un altro pezzo. Schiaccio bene. Voi se avete domande Sì, nel nel frattempo frattempo sì, scrivete, esatto. perché... Perché anche se l'oggetto è piccolo, magari certi passaggi risultano un pochino noiosi. Quindi ecco qua e così via, ok? Quindi io adesso finisco di incollare bene. Sì, è carina questa carta, Barbara, infatti. Eccola qua, quindi vedete, vado dal centro verso fuori. Giro il pennello se sul lato finisco la colla e vado nell'altro verso, sempre dal centro verso fuori, schiacciando bene. Vedete che piano piano che si attacca la carta, proprio i colori escono Bene fuori, fuori sì. e il lavoro, cioè il disegno diventa molto definito. Esatto. Allora, Daniela, sì, la base può essere qualsiasi materiale e l'importante è trattarla, per cui ogni materiale va trattato in maniera diversa. Se hai che ne so, ora noi stiamo lavorando. Sì, no, Barbara, infatti è semplicissimo, te l'avevamo detto. Ora stiamo lavorando sul legno, quindi superficie opaca. L'importante è, nel caso della carta di riso, è rendere il fondo chiaro. Per cui sto pensando a un altro materiale sempre opaco che potrebbe aver bisogno di essere pretrattato, ad esempio l'MDF. L'MDF, che è una pasta di legno e colla, conviene sempre Del cartone pressato. mettere prima l'aggrappante e poi andare a lavorare con gli acrilici. Idem se dobbiamo lavorare su superficie, ad esempio trasparente, e vogliamo che diventi opaca, quindi dobbiamo andare a dare un colore, dobbiamo prima utilizzare l'aggrappante per il vetro, e vetro, insomma plastica, materiali trasparenti, poi andiamo a creare la base e poi lavoriamo col decoupage. La differenza invece, se vogliamo un effetto trasparenza
anche sulla carta di riso, a quel punto, che ne so, pensiamo a una sfera di plexiglass, non applichiamo niente, facciamo il decoupage diretto, a quel punto avremo un effetto trasparenza anche sulla carta. Quindi la base potrebbe essere anche una mattonella, assolutamente sì. Se è una mattonella bianca, possiamo anche lavorarci direttamente perché abbiamo già il fondo buono, anche se nel caso di una maiolica, io penso a una maiolica quando tu parli di mattonella, quindi lo do, diciamo, per scontato che sia una maiolica di ceramica, è lucida. E potrebbe essere leggermente più difficoltoso far aderire subito al primo passaggio la carta perché la colla potrebbe scivolare, però insomma con un minimo di attenzione si può fare anche in maniera diretta. Se invece è una maiolica scura, dobbiamo andare a dare un aggrappante per far aderire il colore, che se no scivolerebbe, lo rendiamo chiara e poi andiamo a fare il decoupage sopra. Allora, io nel frattempo ho finito di applicare la decorazione, vedete? Vediamo un po' dico, se io... Sì. Avvicinandola ancora di più. L'avvicino. Qua. Ok. Ok. Vedete? Quindi i colori sono perfettamente brillanti proprio perché ho trattato precedentemente la superficie, la base, con il colore bianco. Sì, Niki, oggi ci siamo scambiate. Oggi ci siamo scambiate. E Luciana, grazie. L'aggrappante lo trovi? Sì, assolutamente sì, Barbara. Assolutamente sì, esiste l'aggrappante sia trasparente che bianco, in questo momento credo che ci siano tutte e due, per cui sì, lo trovi tranquillamente da noi. Quindi ora per far vedere la cosa, allora, dopo, non abbiamo calcolato che adesso è bagnato. Sì, purtroppo sì. Quindi, avete altre domande? Dobbiamo perdere 2-3 minuti? E un'ultima cosa su questa parte: quando voi fate la pennellata, facilmente, adesso io ce l'ho tutta quasi la superficie coperta tranne questa parte sotto, vedete, dovreste fare attenzione a non far uscire fuori la colla, perché, e se ve ne accorgete tamponate subito, perché la colla, anche una volta asciutta, se voi qui poi voleste fare del colore in questa parte bianca, volete fare una ripresa pittorica, quindi andarci col colore, nel punto in cui c'era la colla, anche se l'alone è asciugato, quindi non è più appiccicoso, però in quel punto il colore non vi prende. Quindi cercate di evitare questa cosa di fuoriuscire con la colla, ecco, e se succede tamponate immediatamente con un pochino, un pezzettino di Scottex, andate lì e asciugate. Se la cosa dovesse succedere e non ve ne accorgete, in quel punto ci fate un bello stencil, una bella pasta a rilievo che vi copre la magagna e sembra fatta apposta, dice guarda, ho fatto un bel mix media, vedi? Prego Daniela, ma figurati. Sono chiara, ditemi se sono chiara o se arzigogolo. Continua a seguirci Daniela, insomma piano piano abbiamo creato questo angoletto del venerdì proprio per queste esigenze, perché magari molte non hanno possibilità, tempo e... oppure anche per distanza a partecipare ai corsi, e quindi qualche trucchetto si può svelare anche così, senza problemi. E poi per qualsiasi cosa ci chiami, eh? Allora aspetta, perché che meraviglia i colori, se non sbaglio. Allora, Luciana, hai aperto una ferita che mi riguarda, perché io mi sono sempre occupata del rinnovo dei mobili.
Allora, i colori chalk vengono dati per colori che non hanno bisogno di aggrappante. Questo in parte è vero, ma solo in parte. E nel senso, siccome le chalk nascono appunto prevalentemente per la decorazione dei mobili, hanno una componente di gesso molto pesante. Per cui è naturale che al momento in cui voi andate a dare una pennellata, anche sulla formica, per dire, o sulle maioliche, voi andate a coprire. Non è un problema. Infatti vediamo sempre queste foto di mobili bellissimi, guarda, senza aggrappante. Perfetto. Dalla foto, certo, non possiamo verificare effettivamente la tenuta del colore. E vi assicuro, perché cioè, lo faccio ora, noi in negozio non abbiamo più il materiale per il rinnovo mobili per una scelta, però io continuo a farla su come si dice? Su Su commissione, sì. commissione, per cui li lavoro in continuazione e ho provato, penso, in commercio quasi tutti i prodotti che ci sono. E vi assicuro che tranne in un caso, una sola vernice, lo posso dire senza problemi, tanto noi non ne trattiamo nessuna, quella della Raier, Raier o Cera 900, della Cera 900, scusatemi, che poi sono rarissimi da trovare. Appena, cioè, passato il tempo dell'asciugatura, voi per provare andate vicino al mobile o a quello che avete fatto e dategli un'unghiata. Vi assicuro che la vernice salta. Salta sempre, a meno che non stiamo lavorando sul legno grezzo, ma è difficile trovare un mobile di legno. Ecco, giusto una scaffalatura di IKEA appena comprata, quelle grezze, sì, andateci tranquillamente senza aggrappante, non c'è problema, perché se lo assorbe il legno il colore, quindi va bene. Ma se dobbiamo lavorare su una superficie già trattata, vi assicuro che serve l'aggrappante, cioè non ci stanno. La pubblicità che viene fatta in effetti è vera, perché è vero che voi andate a coprire, ma non si parla mai della resistenza nel tempo. Nel tempo, soprattutto un mobile è soggetto a essere toccato, uno sportello aperto, un cassetto anche. E se sì, dovete fare il quadretto che poi lo finite, lo mettete appeso là, sì, va pure bene, non è un problema. Ma se è un oggetto che usate, penso ad esempio a un vassoio, senza parlare di mobili, penso a un vassoio, se non gli date sotto una base, vi assicuro che qualsiasi chalk salta proprio senza problemi. Ecco, questo era per rispondere. Meno male, abbiamo avuto una domanda e presupponeva una risposta un po' lunga, perché nel frattempo si è praticamente quasi Ancora asciugato. leggermente appiccicoso, soprattutto sui bordi, però vabbè, Vabbè, intanto forse introduci quello. andrà Prego, Luciano. un po' di polvere, però. Sì, vabbè, intanto Ah, introduci quello prima di introdurre che. il passaggio successivo, perché io vabbè, sono partita e l'ho dato per scontato e l'avrete notato che io ho incollato da sopra la carta di riso, perché essendo questa estremamente porosa, va incollata da sopra perché penetra, quindi si attacca automaticamente, fa da spugna, diciamo. Mentre invece se aveste la carta quella tradizionale, quella di cui parlavamo all'inizio, quella più pesantina, dovreste incollare da sotto, cioè il ritaglio lo girate sotto sopra, incollate, applicate e incollate. Aiutandovi anche come ho fatto adesso per la carta di riso, nello stesso modo schiacciando, togliendo le grinzette, le bolle d'aria, eccetera, eccetera. Io ho preso e sono partita, ma in realtà non è così scontato perché c'è tanta gente che ci dice: ah, la carta di riso io l'incollo da sotto. No, perché quando poi tu la vai ad appiattire quasi sicuramente si strappa, ok? Allora, il passaggio successivo qual è? Prendete
Perché, ah, ma io però ho l'oggetto già dipinto, ci ho fatto un colore acceso e adesso come faccio a metterci la carta di riso che gli serve il bianco sotto? Si può fare. E quindi io mi sono preparata il retro dell'oggetto con un bel rosso fuoco di quelli che più rosso non si può. E adesso non c'ho qui per vedere, dimmi se si vede, sta. Ora te lo dico. Sì. Si vede bene. Allora, non c'è problema perché in realtà voi potete fare tutti i colori che volete, a meno che non dovete fare una cosa del genere che ha copertura totale, e allora lì ci va il bianco ovunque. Ma se voi volete fare lo sfondo rosso, blu, verde a pallini, non ci sono problemi. Andate a fare il bianco solo dove va il ritaglio, ovvero io in questo caso ho preso adesso per facilità questo ritaglio qui, ok? Nel cerchietto. Ho appoggiato il ritaglio dove mi serve poi di incollarlo e semplicemente con una matita ho tracciato il contorno. Rimuovo il ritaglio e solo in quel contorno ci ho passato il bianco. Semplice. Per cui io una volta che avrò applicato questo ritaglio qui, sotto c'è il bianco, ma intorno c'è il colore che voglio. Quindi in realtà, ripeto, a meno che non dobbiate fare una cosa para, ma volete fare decoupage, ma poi intorno altre decorazioni, colori, effetti, quello che volete, potete farlo tranquillamente. Perché l'essenziale è che sia solo sotto il ritaglio che andate ad applicare. Poi intorno potete fare pure i colori fosforescenti. Allora, in questo caso io ho fatto questo cerchio centrale. Vedete che ho un po' volutamente anche sono uscita un pochino più fuori del margine, perché è meglio un pochino di più che un pochino di meno. Perché poi una volta applicato, con un pochino d'attenzione e un pennello tipo liner, posso andare a riempire questo bianco col colore dello sfondo. Quindi ci posso andare con il rosso, si pareggia tutto e la cosa finisce lì. Quindi adesso andiamo ad applicare questo ritaglietto. Scusate, io lo metto sempre adesso un attimo verso di me, ma proprio perché mi dà fastidio vedere le cose sotto sopra e mi sembra strano, mi sembrano strane. Allora, cambio pennello perché, come vedete, in questo caso sarebbe troppo grande, per cui lo metto in acqua, prendo un pennello della misura più adatta e faccio esattamente quello che ho fatto prima, quindi dal centro verso fuori fino a che non ho attaccato tutto, ok? Ora poi fatto questo, tanto come avete visto stiamo lavorando su una tavoletta così, insomma non è che stiamo facendo un progetto, è solamente un qualche cosa per far vedere bene in telecamera. E facciamo una prova, ora te lo, così capita ancora meglio, ti taglio un altro pezzetto e lo vai a mettere sul rosso, così vedono la differenza. Ah sì, certo. Nel frattempo, sempre se voi avete problemi, no, problemi, domande, scusate, se avete problemi, non so se vi possiamo aiutare, però Laddove possiamo, se avete domande, senza senza problemi, problemi, fatele. esatto. Allora, io nel frattempo mi metto a tagliare un altro pezzetto di carta, così dopo si può fare quest'altra prova. Barbara, ti è chiaro adesso che tu eri tra Ora, quelle che avevano il più dubbio paurose. più paurose? Sì, no, ma l'ha scritto, ha detto, dice, ma allora è più semplice di quello Sì, in effetti sì, che tante tecniche pensavo. sono più semplici di quel che sembra, eh.
Ma infatti non a caso il decoupage ormai, sì, è molto bello, Ok. ormai è considerata una tecnica base, cioè la base di partenza per partire con altre tecniche. Vedi il mixed media. Esatto. Quindi essendo appunto una tecnica base deve essere un pochino alla portata di tutti. E basta avere. Grazie per i suggerimenti, ha detto che ho spiegato benissimo. Grazie, Ok. grazie, grazie a voi. Allora, aspettate. Come vedete, Qui qua quando non quasi si ho tratta di fatto. cuscì, io la posso Aff. fare io pure. Io invece mi sono stanca di lavorare con i colori. Ecco. Ecco qua, quindi come vedete anche in questo caso abbiamo applicato ora, cioè quest'alone bianco brutto che poi si può in un secondo momento togliere volendo. Non so se lo vedete bene, ditemi Sì, voi, va un di pochino qua, più là, sì. eccolo. Vedete? Quindi io intorno ho tutto questo rosso acceso, però una volta applicato il ritaglio sul suo sfondo bianco e solo lì posso fare qualunque cosa intorno che non succeda assolutamente niente. Quindi è importante proprio per questo, eh. Allora, ecco, io ho quasi finito di tagliare. Oddio, aspettate che mi si è massacrato il pennello di colla. Andiamo, io l'ho a togliere. Oh, i prodotti Eccolo qua. sono all'acqua, per cui quando dovete pulire gli accessori, pennelli, spatole che sono entrati in contatto con prodotti all'acqua, l'acqua lava l'acqua. Lava l'acqua. Per cui acqua tiepida, un pochino di sapone. Mentre lavorate potete tenerli anche a bagno, ma non oltre i tempi della lavorazione, perché c'è chi li tiene a bagno Sì, tutto no. tutta la notte e poi potete buttarlo il pennello No. tranquillamente. Però per il tempo che serve, anche che sta a bagno mentre voi lavorate, non importa, ma subito dopo sotto l'acqua tiepida con un pochino di sapone neutro, anche quello che usate per le mani va benissimo, e basta. Sì, infatti, Luciana, poi intorno ci si può lavorare Sì, assolutamente in sì, sì. qualsiasi Io volevo modo. fargli dei puntini, però facciamo No, quest'altra aspetta, prova. facciamo questa prova. Allora, io ho ritagliato un altro soggetto da questa carta, vedete? Sul bianco lei risulta bella caruccia, tutta pettinata. Ok? Adesso andiamo a vedere che cosa succederebbe se applicassimo la carta di riso su un colore, in questo caso il rosso. Ricordatevi bene com'è lei, eh? Ok? Quindi adesso volutamente facciamo un errore. Perché secondo Mettiamo me qua. Prevedere le demo, i corsi, dovrebbero insegnare prima di a tutto, sbagliare. esatto, far vedere Ok. quali sono gli errori. Quindi io mi vado ad applicare il ritaglio su questo rosso fuoco. Vedete, ho fatto già l'errore perché mi è uscita la colla. Oh, se il lavoro poi finisce, diciamo, dopo l'applicazione del decoupage, non c'è bisogno dell'accortezza e non far sbordare, eh? È solamente se poi voi dopo dovete andarci a Eh lavorare con sì, altri infatti, prodotti, esatto, infatti io l'avevo perché detto prima proprio per questo. se invece poi dovete finirlo il lavoro, anzi, è consigliabile. Sì. Diciamo Eh, che soprattutto sul ho viso. applicato, sì. Venuta cianotica.
Allora, come vedete, Fa schifo. sì, Come vedete, è una zozzeria. vedete che la carta, diventando anzi, trasparente, fa fiorare lo sfondo. Per cui voi vedete che il vestito è diventato rosso con i Senso. pallini blu e il viso è sul Sì, è proprio violaceo. cianotico. Poi aspetta, se metti Non così, vedo, vedete, è ecco. vero che i soggetti non sono gli stessi, però Sì, i vabbè, la colori, differenza considerate c'è. che è presa dalla stessa carta, per cui la stampa è uguale, Ah, che è poi la sono gli stessi, sto definizione. vedendo ora, sono gli Impressionante. stessi del pezzo più grande. La Eh sì. bambina, eccola qua, la Eh sì, bambina è con. vero, sono gli stessi soggetti. Vedete? Ok. Sì, impressionante. Hai visto, Barbara? Quindi questo lavoro qui del bollo sotto è proprio per evitare questa cosa qua. Ok. E Allora, niente, quindi quindi niente, se io avete metto altre. i prodotti una volta sul piattino, se ne avete messo troppo, l'avanzo si recupera, eh? Si recupera facilmente. Voi dovete semplicemente usare il pennello come se fosse un cucchiaio O una spatola, o o una quello che spatola, quello che c'avete. avete, e rimettete la colla, il colore. Che non si sia contaminato chiaramente, cioè che magari non gli è andato a finire dentro un altro prodotto, un altro colore con dentro un colore con dentro un altro colore, però se è rimasto puro lo recuperate tranquillamente, quindi non si butta niente. No, no. Ok? Allora. Allora. Altre domande? Altre cose da chiedere? Se volete, però insomma non lo Allora. so, 42, se volete, però solamente se interessa a qualcuno, possiamo anche al volo, senza fare una per volta, ridare un'occhiata al volissimo delle carte che sono rimaste, considerando che domani finisce l'offerta. Ma Sono una proprio marea. sì, no, ma proprio una cosa così al volo. Allora, intanto Se diteci se vi è piaciuto questo sì. tutorial, se non vi è piaciuto non lo famo più. Non lo rimuoviamo. Allora, lo cancelliamo. No, tutto chiaro, ora ci tocca lavorare a noi. Brava, Brave. brava, bravissima. Esattamente. E Luciana, sì, grazie, riferito, perché ho detto forse troppe cose. Ah, E se grazie se quindi, volete vedere le se vogliamo cose. rivedere al volo, bellissimo ripasso. Blanca, ok, perfetto. Quindi tu già facevi decoupage. Eh sì, mi sembra che mi sa l'aveva già detto pure, no? Ok, ma avete anche supporti dove siamo? Certo, Barbara, tu il negozio lo conosci, eh? E un buon ripasso, Antonella, bene. E tutte le cose, gli oggetti che abbiamo qui grezzi sono per fare il decoupage, per cui assolutamente, assolutamente sì. Non abbiamo solo La prima. oggetti da buttare tipo No, questo. tipo questo. E la prima cosa che hai imparato è infatti Blanca, ma in genere si parte sempre da lì. E invece abbiamo scoperto che in tante non si sono mai. Magari chi ha cominciato con questi hobby direttamente, tipo dal cucito creativo, per dire, decoupage magari non l'ha mai fatto. E quindi allora, sì, ridiamo proprio al volissimo un'occhiata alle carte di riso. Allora faccio una cosa, però prendo il telefono Io e intanto faccio questo sì. Grazie, effetto fragolina. non conoscevo questa tecnica. Prego, Daniela, figurati. Grazie Vedi, ci sono, scusate, io a te. No, intanto fammi vado di là. inquadrare, che te meno. Vabbè, per forza. Eh sì, Blanca, tranquilla che arriva tutto. Arriva, arriva, arriva. Stai Cosa? tranquilla. Le matita querellabili. Ah, Sì, sì. vedi che io ho lasciato. Vabbè, adesso perché gli hai detto Sì. Vanno fatte, le carte. Perché io ho lasciato una parte bianca che potrebbe essere sfumata con le matite acquerellabili.
nell'altra parte della. Ma con le sagome voleva vederle. Ah, vabbè, Allora, io nel scusami. frattempo così vi sto facendo, mentre chiacchieriamo, una al volo una carrellata delle carte disponibili. Ripeto, non le rivediamo una per una perché sono tantissime e nel caso fate ancora in tempo andarvi a vedere la diretta di... Che era giovedì? Che parte Lo era? sapete che no? No, giovedì era ieri. No, martedì, quella delle offerte. Che adesso stanno tutte quante a 1,50 euro l'una per l'altra. Nel frattempo, rispetto alla diretta, ovviamente qualcosa è finita. Eventualmente fate il print screen e ce lo inviate al 370 1025 425. Ecco, questa è la carta che ha usato Deborah. Muscià. Ripeto, proprio una cosa velocissima, giusto? Se intravedete qualcosa, fermatemi al volo, ma appunto non possiamo far rivedere tutto. Erano tipo 2 ore di diretta, mi sa, l'altra volta. Sì, più o meno sì, non mi Per ricordo il cui, minutaggio, ma se a sì. Due qualcuno interessano, ore, sì. è un paio d'ore, sì. Sì. Se a qualcuno interessano, non prendete, diciamo, le immagini adesso da questa carrellata velocissima che vi sto facendo vedere, ma Sì, da quella, esatto. utilizzate l'altra diretta. E vi ricordo che questa offerta scade domani. Poi ritornano tutte quante al prezzo loro. Ok, qui ci sono le mie titrici. E Luciana, dovresti farcelo vedere dall'altra diretta, abbi pazienza. Perché ripeto, appunto, sto facendo vedere così al volo, ma non è in questa occasione che segniamo le carte da prendere. Quindi, se riesci, vedi la diretta di martedì e ci mandi il print screen. Devi farlo eventualmente di corsa Finisce perché domani. finisce domani. Sì, scusatemi, mi ero un attimo distratta. Non sai fare lo screenshot? Non importa, ci mandi un messaggio con il minutaggio. Infatti non ci ho pensato a A che dirlo l'altra minuto volta. A che minuto inizia? la carta che si vede al minuto, piripimparapà, te le segni tutte e ci mandi un messaggio, così non è un problema. Ok, carrellata quasi finita. Credo che altre domande Dal pubblico, sulla demo, domande dal pubblico. non credo a questo punto che ci siano. Ci andiamo a prendere tutte quante un bel caffè, un bel tè freddo, una granita o boh. O quello che volete, qui ancora ce ne sono moltissime, ma ripeto, guardate la diretta di martedì, se no ripetiamo sempre le stesse cose. Allora, i prossimi appuntamenti a questo punto sono oggi è Lunedì. venerdì, allora Sì. lunedì che ancora non sappiamo cosa vi faremo vedere.
Io speravo Poi Rencalic, ma Rencalic ancora ancora non è arrivato. non ha spedito. E martedì probabilmente avremo, però ci sono le offerte martedì. Comunque dovremmo avere una novità di Stafil, che è un solo articolo che mancava. Esatto, che ve l'avevamo accennato, che era la super novità di quest'anno di Stafil. Esatto. Sì. E Se c'è poi quello, non so, non è un'offerta, c'è quello. faremo vedere. Beh, comunque quelle le faremo vedere, insomma, Sì. appena arrivano. Ok, allora io a questo punto saluto. Oddio, scusatemi, io mi No, sono perché... distratta, ho levato la diretta, per cui magari mi state pure scrivendo, io non ve sto a filà proprio. Aspettate, eh. Nel Eccola qua. Ok, frattempo sto pasticciando. Ho fatto questo effetto fragolina. ci aggiorniamo via WhatsApp. Ah, vedi che c'erano. Allora, costi, colla e aggrappante. Allora, la colla in questo momento non c'è disponibile Aspetta. la Matte Pudge, ma ce n'è un altro tipo e viene 5,90. Anzi, ce ne sono due di tipi. Vi porto lì. Sì. Così vediamo direttamente. Allora, di colla adatta alla carta di riso, in questo momento ne abbiamo due tipi. Ah sì, ma io parlo con questo, ma che stupida, No! dammi quest'altro telefono, mannaggia. Oddio, Scusate, io scusate. stavo parlando col telefono da dove sto guardando, mica da... Allora, dicevo, di colle da decoupage in questo momento adatta alla carta di riso abbiamo due tipi. Questa qui che è marcata sospeso trasparente, ma va benissimo anche per la carta di riso e viene 5,90. E quest'altra, se non ricordo male, aspettate, esatta, chalkboard vanish, no, aspettate perché questa mi sa che non Questa è colla, non non c'è scritto mi lavagna. ricordo più, Gira davanti. vernice effetto lavagna, no, assolutamente. In questo momento la colla disponibile è questa e come aggrappante abbiamo questo qui della Stafil. E viene 5,50. Ok, poi c'è disponibile anche l'aggrappante trasparente, ma insomma quello è per il decoupage sul vetro. E altre domande adesso che ho preso il telefono giusto? Giusto. Cioè, fantastico. E io nel frattempo ritorno di qua. Abbiate pazienza, ma mi sono proprio incartata. Sì, anche perché a colpo d'occhio abbiamo i Sono telefoni simili. simili, sì. Quindi, ok, io penso che non ci siano altre domande. E ci aggiorniamo con tutti. Rimettiamo la fantastica sovraimpressione digitale. Del nostro numero WhatsApp 370 10 25 425 e per tutto il resto noi siamo qui. Domande, dubbi, perplessità. Vedete, questo nel frattempo si è Adesso si è asciugato. asciugato. Se dovessi fare proprio il lavoro completo, dovrei ripassare o la sola finitura, quindi protezione, che è solo protezione, però, oppure potrei, come dicevo proprio all'inizio, potrei passare In questo in caso, sì. questo caso una mano di Mod Podge come finitura, perché questa è una colla che può essere usata anche come protezione Ma finale. tanto adesso è finita. Per Tanto adesso è cui finita, ma non prima o c'è. poi ritorna. Questo è un altro articolo che da un po' di tempo è diventato l'oro, non si riesce a Esatto. trovare. Ok, Ok. Allora, allora grazie a tutte. vai Blanca, Ci che il prossimo ti faccio i Le cosi, matite le matite acquerellabili. acquerellabili. E ci Ci vediamo vediamo sicuramente lunedì lunedì, alle lunedì alle 17. 17. Esatto. Ricordatevi il corso di mercoledì. Sì. Abbiamo riproposto quello che abbiamo fatto questa settimana perché
questa settimana l'avevamo detto veramente all'ultimo momento, per cui non avete fatto in tempo, una persona è venuta, ma c'erano altre richieste. Quindi mercoledì rifacciamo i gioielli in ecopelle di Tessi e se qualcuno è interessato, sbrigatevi Sì. a segnarvi, a iscrivervi, Una anche perché persona già. giura che fai quelle. Sì, Blank. Sì, giuro. Giura lei, perché lo No, fa io ho Deborah, detto, non io. volevo, però saremmo andati troppo alle lunghe, perché questa parte in realtà è trattata già con l'acrilico bianco e del legno e si potrebbe fare una sfumatura con le matite acquerellabili anche qui sotto, però ti faccio vedere e vi faccio Sì, vedere le sagome. sull'esagone, assolutamente. E niente, dai, ci sentiamo lunedì e vi Iscrivetevi al aspettiamo. corso che è carino e poi è velocissimo, Sì, un'oretta, un'oretta, un'oretta e mezzo e avete eh? E è fatto. fatto E tutto, uscite con la quindi o vostra collana o bracciale bracciale e e orecchini, orecchini. quindi è carino, è simpatico, è veloce. Esatto. Ok, ragazzuole, grazie di Grazie, tutto, grazie, grazie ci per vediamo avermi presto. seguita. Buon Ciao weekend! ciao, Ciao, ciao ciao. ciao, ciao, ciao.